Buongiorno a tutti, come al solito aspettiamo qualche minuto per consentire agli iscritti di entrare dentro il webinar. Qualche minuto, iniziamo, grazie. Ecco, molto bene. Allora, sono passati i classici 5 minuti. Intanto grazie ai partecipanti, grazie ai relatori. Oggi è l'ultimo, diciamo così, dei webinar, diciamo prima della pausa estiva, diciamo del forum per i cambiamenti climatici, e affronteremo, come avete letto, un altro tema, diciamo un altro atto normativo, uno degli ultimi, diciamo, che la Commissione europea ha approvato, diciamo, nella sua marcia, diciamo così, di approvazione, diciamo, del pacchetto di normative per l'attuazione del Green Deal, e cioè la direttiva, diciamo, sull'ecodesign. Ovviamente questo è un webinar rivolto prevalentemente alle imprese, però diciamo, sono presenti, vedo anche alcuni di voi sono, diciamo, degli affezionati ai nostri webinar che sono all'interno della pubblica amministrazione, anche perché comunque il tema dell'ecodesign chiaramente riguarda anche appunto la pubblica amministrazione nelle sue politiche di incentivazione e di promozione, diciamo, della sostenibilità dei processi industriali e delle attività produttive. Non rubo altro tempo, noi ci rivedremo poi a settembre, verso fine settembre, con, diciamo, tutta la programmazione degli altri webinar per il 2024. Oggi avremo, diciamo, una prima presentazione, diciamo, da parte della dottoressa Zamagni di Ecoinnovazione, che è uno spin-off di Enea, e a seguire, diciamo, un intervento di Arter, della dottoressa Sani, che ci racconterà un po' quello che potrebbero essere, diciamo, i potenziali impatti diciamo, della direttiva dell'ecodesign per quanto riguarda il sistema regionale. Poi avremo, diciamo, due casi studio, due casi applicativi, quindi due testimonianze. Siccome la dottoressa Zamagni, che ci racconta nel dettaglio l'ecodesign, per motivi di lavoro si deve assentare, quindi chi ha delle domande, cioè sarà la prima presentazione, chi ha delle domande già direttamente per la dottoressa, vi chiedo cortesemente di farle subito, insomma comunque durante la sua presentazione, diciamo nello spazio dedicato per domande e risposte, in modo tale che così possiamo già raccoglierle e ottenere appunto le risposte da parte della dottoressa Zamagni prima che lei ci lasci appunto per andare, diciamo, a questo suo ulteriore incontro. Come sempre appunto le domande scritte e che io cercherò chiaramente poi di rivolgere, di raccogliere in maniera sintetica al termine, diciamo, di tutte le presentazioni per tutti gli altri relatori. Non rubo altro tempo, lascio la parola alla dottoressa Zamagni per la spiegazione, diciamo, nel dettaglio appunto del regolamento dell'ecodesign. Prego, dottoressa. Grazie Patrizia, grazie per l'invito, per l'occasione di essere qui oggi e di parlare di un tema che è veramente centrale nella gestione, direi, di tutti, non soltanto delle imprese. E condivido subito il mio schermo. Allora. Scusate, chiaramente, eccolo qua.
Se lo metti in modalità, ecco, perfetto, Sì. si vede, perfetto. Perfetto, benissimo. Allora, come anticipato, l'obiettivo oggi è quello di dare una panoramica, direi breve, spero però che riesca a coprire almeno gli elementi di interesse generali per tutti sul regolamento ecodesign. Dico breve perché è un tema che si presta a, diciamo, una discussione sicuramente molto, molto lunga e molto approfondita e immagino ci saranno tematiche di particolare rilievo per qualche partecipante e eventualmente se ci sono necessità di approfondimenti, volentieri li possiamo gestire anche nel follow-up del webinar. Prima di entrare però all'interno del regolamento di ecoprogettazione, penso che sia utile fare un pochino una panoramica del contesto, non tanto del contesto delle politiche a livello europeo, quanto di come approcci e metodi che costituiscono la struttura portante del regolamento di ecodesign sono ormai all'interno di tantissime iniziative di policy europea. Sono una sorta di fil rouge che collega le iniziative tra di loro e sto parlando in particolare dell'approccio ciclo di vita e anche dei metodi che quantificano le performance ambientali dei prodotti. Poi entrerò un pochino più nel merito del regolamento ecodesign, cercando di coprire il cosa, quindi che cosa rappresenta questo regolamento, cosa va a disciplinare, il come, quindi quali sono gli strumenti operativi e le modalità con cui il regolamento opera e il quando, quindi guardare e vedere assieme una pianificazione dei prossimi step e capire quando ci potremo attendere i primi atti delegati e quindi quando le misure verranno rese operative per le imprese. Affronterò un pochino il tema dell'Europa come osservato speciale, ossia stiamo parlando di un regolamento che è definito dalla Commissione europea, ma vedremo che gli effetti vanno assolutamente al di fuori dei confini europei. Quindi è veramente una situazione, è un cambiamento piuttosto radicale anche in quello che sono le dinamiche di mercato a livello internazionale. E vedremo che tra questi osservati speciali abbiamo sicuramente la Cina e abbiamo anche gli Stati Uniti. L'ultimo elemento è che vorrei sottolineare, ragionare con voi sul fatto che se da un lato il regolamento presenta chiaramente degli obblighi per le imprese e non solo per le imprese, sicuramente questi obblighi fanno nascere anche tante opportunità. Chiaramente saranno necessari degli strumenti di accompagnamento, ma credo che ci sia un terreno molto fertile su cui lavorare a tal riguardo. E qualche considerazione complessiva che spero possa essere diciamo, di spunto anche per la discussione che ci sarà successivamente. E per quanto riguarda un po' il contesto europeo, ho preso a prestito questa slide che può sembrare un pochino affollata di contenuti, l'ho presa a prestito dalla Commissione europea per farvi vedere quanto ad oggi, anche se ad oggi non è aggiornato perché vedete che la data riportata ultima è il 2020, in realtà negli ultimi 4 anni sono successe un sacco di altre cose, e quanto ad oggi l'approccio di ciclo di vita, quindi a livello di concetto, che significa considerare un sistema, un prodotto, una tecnologia, un servizio, un'organizzazione fin dalla culla, quindi dall'estrazione delle materie prime fino al fine vita dei prodotti o dei processi che sono di interesse, sia ormai diventato un elemento strutturale delle politiche. E i colori indicano i vari metodi che si basano sul concetto ciclo di vita, in particolare l'arancione è la metodologia di LCA, quindi il Life Cycle Assessment. Io do per scontato in questo momento questo concetto, nel caso in cui ci siano chiarimenti, poi li affrontiamo e la riprendo anche brevemente dopo. In grigio si indica la metodologia di life cycle costing, quindi la valutazione del costo con approccio ciclo di vita. In giallo, e compare solo da un certo periodo di tempo in poi, è il metodo raccomandato dalla Commissione europea per la valutazione, per la comunicazione e la quantificazione dell'impronta ambientale di prodotto PEF e di organizzazione OF.
L'azzurro rappresenta il concetto, l'approccio di ciclo di vita, quindi no, non è tradotto in metodi, ma l'idea di affrontare il problema in modo sistemico comunque vedete che è sempre presente. E notiamo che è andato aumentando negli anni l'utilizzo di metodi quantitativi in misura sempre maggiore e negli ultimi anni, questo in particolare con il Green Deal europeo, i metodi di valutazione di LCA, di impronta ambientale nello specifico, sono diventati un requisito fondamentale che trova la sua applicazione, ad esempio, nella strategia Farm to Fork, nella strategia sulla biodiversità, anche sul tema del piano d'azione dell'economia circolare. E più recentemente vediamo che sono entrati in modo preponderante, anche prepotente, all'interno del regolamento per le batterie, il CBAM, l'ecodesign, il regolamento ecodesign e tanti altri, anche sul Critical Raw Material Act. Quindi c'è stato un aumento crescente che in qualche modo è corrisposto al passaggio da un approccio che fino direi a pochissimo tempo fa e in parte anche ad oggi era basato su un approccio di carattere esclusivamente volontario a un approccio alla sostenibilità ambientale che diventa sempre più cogente. C'è stata una duplicazione delle slide, scusate, doveva esserci una figura diversa. Quindi questo concetto del ciclo di vita vedremo che ce lo ritroviamo in maniera diretta all'interno appunto del regolamento ecodesign. Perché il ciclo di vita è un elemento così importante del regolamento, ma anche delle altre iniziative di policy? Ma le caratteristiche, diciamo, essenziali del ciclo di vita che vi ho riportato qua sono quelle che lo rendono uno strumento di interesse per le politiche e non solo, anche per le imprese. Da un lato perché è una modalità con cui noi possiamo quantificare e identificare gli impatti ambientali rilevanti, quindi siamo un approccio alla materialità, cioè noi siamo in grado di dire cos'è che conta da un punto di vista ambientale con questo approccio quando analizziamo un prodotto, un sistema. L'altro elemento importante è che si adotta un approccio multicriteria, quindi non ci si focalizza più soltanto su un tema ambientale, come può essere quello del cambiamento climatico, che è certamente un tema importante, ma si analizza uno spettro molto ampio di tematiche ambientali, si considerano circa 16 indicatori e questo è un elemento centrale perché occorre sempre diciamo, accertarsi che tutte le iniziative che noi facciamo, anche in ottica di decarbonizzazione, quindi per ridurre la pressione climatica, in realtà non comportino uno spostamento di impatto e quindi un aumento di impatto, ad esempio, su altri indicatori ambientali o semplicemente non comportino un trasferimento degli impatti all'interno della catena del valore. L'altro elemento chiave che consideriamo l'intera catena del valore, quindi abbiamo un approccio di responsabilità perché tutti gli attori sono chiamati a rispondere di quelli che sono gli impatti del prodotto lungo l'intero ciclo di vita. E l'altro elemento importante che lo rende anche uno strumento di supporto alla definizione delle politiche è quello che lo possiamo utilizzare per una valutazione ex ante, quindi possiamo utilizzarlo per valutare quali potranno essere i potenziali impatti di un prodotto, di un gruppo di prodotti, di un settore, data una certa iniziativa di policy. Ma possiamo anche andare a valutare ex post, quindi come azione di monitoraggio, quali sono stati gli effetti di una politica. Il concetto del ciclo di vita e della metodologia LCA trova la sua incarnazione politica nel metodo raccomandato dalla Commissione, che è l'impronta ambientale di prodotto, la PEF. In questo momento mi focalizzo solo sull'ottica di prodotto, ma analoghe considerazioni le possiamo fare a livello di organizzazione. Quello che vi ho riportato qui è una indicazione di quando è iniziato il percorso con l'impronta ambientale di prodotto e di dove siamo arrivati oggi. C'è un percorso che parte già nel 2003. Chi diciamo, già era attivo su questi temi si ricorderà sicuramente la politica integrata di prodotto, da cui sono scaturite tutta una serie di iniziative che la Commissione europea ha portato avanti, fino ad arrivare alla raccomandazione nel 2013 sull'impronta ambientale di prodotto, che ha portato poi alla messa in piedi di iniziative pilota in capo alla Commissione sul definire regole di categoria di prodotto per diverse categorie di prodotti e anche di organizzazioni nel contesto europeo. Questa iniziativa, che è ancora tutt'oggi attiva,
con un altro cappello, siamo in una fase di transizione in cui la Commissione europea sta sviluppando nuove regole, ma sta anche testando l'uso di questi metodi all'interno delle politiche, hanno portato ad oggi ad avere un metodo che è robusto e utilizzato dalla policy in diverse iniziative. E sull'impronta ambientale di prodotto, diciamo, la situazione è piuttosto dinamica, e non soltanto a livello europeo, ma anche a livello degli Stati membri, e per cui se ci sono poi successivamente curiosità o domande specifiche al riguardo, magari le vediamo assieme. Però in questo momento su questo tema credo che possa essere sufficiente per inquadrare poi il ruolo che ha all'interno del regolamento. Il regolamento ecodesign, veniamo diciamo al cuore del tema di oggi. Allora, il regolamento ecodesign è stato appunto pubblicato a giugno di quest'anno e ha come obiettivo principale quello di promuovere la circolarità dei prodotti nel mercato europeo e anche come obiettivo quindi quello di in qualche modo mettere fuori commercio i prodotti che sono cosiddetti non performanti o peggiori. Questo è una barriera, sicuramente può sembrare una barriera, un vincolo molto forte per il mercato, perché di fatto chiunque voglia commercializzare i prodotti in Europa deve sottostare ai requisiti imposti dal regolamento e solo quei prodotti che soddisferanno quei requisiti potranno essere di fatto commercializzati. L'elemento di grande innovazione è che rispetto alla precedente regolamento sulla direttiva sull'ecodesign che riguardava i prodotti, quelli che si chiamano gli Energy Related Product, si amplia notevolmente il bacino dei prodotti a cui il regolamento si applica. In particolar modo stiamo considerando tutti i prodotti, quindi sia prodotti finiti che prodotti semilavorati, con alcune eccezioni che vi ho riportato qua di lato, cioè tutto quello che è escluso, in particolare fa riferimento alle categorie del food, mangimi, prodotti medicinali, veterinari, piante animali e prodotti di origine umana. Tutto il resto è coperto dal regolamento, ma non solo, oltre ad avere un'estensione dell'ambito applicativo, si ha anche un'estensione dei requisiti perché si va oltre quelli coperti dalla direttiva di ecodesign che facevano riferimento principalmente al consumo di energia, al consumo di acqua, le emissioni e all'uso efficiente dei materiali. Quindi è veramente un cambiamento di rotta significativo. E detto questo, però, chiaramente la direttiva precedente sull'ecoprogettazione viene inglobata dal nuovo regolamento ecodesign che porta avanti il piano di lavoro che era stato definito sugli Energy Related Product per il 2022-2024 fino alla fine del 2026. Quindi l'obiettivo è non perdere il lavoro fatto nella definizione dei criteri per queste categorie di prodotto, ma al tempo stesso anche di tener conto dei nuovi requisiti che il regolamento ecodesign richiede e quindi di adattare anche i criteri degli Energy Related Products ai nuovi criteri del regolamento ecodesign. Poi lo vedremo più nello specifico esattamente di quali requisiti stiamo parlando. E partiamo subito col vedere il cosa, quindi che cosa copre il regolamento ecodesign in termini di aree di intervento e in termini anche di requisiti. Allora, abbiamo visto che in relazione alle aree di intervento il regolamento include nuovi requisiti e li vediamo in un attimo. Introduce il passaporto digitale, di cui credo che abbiate sentito abbondantemente parlare, e pone una forte attenzione sulla prevenzione della distruzione dei prodotti invenduti e definisce anche i requisiti obbligatori per gli acquisti pubblici verdi. Allora, non riusciremo a vedere tutti questi punti nello specifico, credo che possa valer la pena spendere due parole sul tema del passaporto digitale, veramente due parole perché il tema è piuttosto anche complesso da un punto di vista tecnico. Quando parliamo di passaporto digitale facciamo riferimento a uno
strumento con cui si vuole semplificare l'accesso digitale alle informazioni che sono specifiche di prodotto, e questo non come unica modalità con cui si forniscono le informazioni di prodotto, ma anche come modalità a complementare alle informazioni più di carattere fisico. È uno strumento che non nasce con l'obiettivo di tracciare fisicamente il prodotto, ma vuole tracciare le informazioni legate al prodotto. Teniamo presente che l'utilità del passaporto digitale va oltre all'ambito del regolamento per l'ecoprogettazione, perché ci sono un sacco di iniziative di policy che si basano sulla messa a disposizione di informazioni digitalizzate relativamente al prodotto. Alcune di queste le citavo prima: il regolamento sulle batterie, il regolamento sui giocattoli, il critical raw material, per non parlare poi del regolamento sui prodotti da costruzione, che in qualche modo si complementa anche con il regolamento ecodesign. Il passaporto digitale sappiamo che si compone, diciamo, quando parliamo di passaporto digitale facciamo riferimento a due aspetti: da un lato tutto quello che è il tema dell'infrastruttura tecnica, e quindi quello che è il formato per lo scambio dei dati, l'architettura software; dall'altro lato c'è il tema del contenuto, cioè che tipo di informazioni abbiamo all'interno del passaporto digitale, o avremo, meglio dire. Il contenuto viene definito dagli atti delegati, che sono la modalità con cui si mettono a terra i requisiti per le varie categorie di prodotto. Il passaporto digitale può contenere informazioni su uno o più requisiti di ecoprogettazione. Quindi questi vengono definiti di volta in volta per le singole categorie di prodotto. Quindi possiamo avere informazioni legate alla circolarità, all'impronta ambientale di prodotto, a informazioni aggiuntive quali le etichette o altro. Quindi questo lo vedremo, diciamo, lo vedremo nei prossimi anni o mesi, perché gli standard per il Digital Product Passport verranno definiti entro la fine del 2025. Per quanto riguarda i requisiti, invece, sul lato destro della slide vedete come siano numerosi i requisiti del regolamento, quelli che erano già presenti all'interno della direttiva degli ecodesign per gli Energy Related Products. Sono quelli che fanno riferimento all'uso e l'efficienza nell'uso di acqua, risorse, energia, e anche sulla parte di, appunto, materiale, le risorse. Il regolamento amplia in misura considerevole i requisiti, aggiungendo aspetti quali il contenuto di riciclato, la riciclabilità, la riusabilità, la durabilità, la riparabilità, l'impronta ambientale. E qui, quando parliamo di impronta ambientale, facciamo riferimento all'impronta ambientale di prodotto misurata e calcolata col metodo raccomandato della Commissione europea, di cui vi ho accennato prima. La possibilità di manutenzione, la possibilità di upgrade del prodotto, la presenza di quelle che si chiamano sostanze of concern, cioè le sostanze che destano preoccupazione, la possibilità di rifabbricazione, il remanufacturing, e anche la possibilità di recupero del materiale. Di tutti questi requisiti, che potranno essere applicabili in parte o in maniera completa sulle categorie di prodotto, sicuramente il legislatore ha posto una grande enfasi sul concetto di durabilità e riparabilità, che sono due criteri piuttosto, diciamo, trasversali anche alle categorie di prodotto. Questi requisiti, diciamo, di ecoprogettazione a loro volta vengono classificati in due macro filoni: quelli che si chiamano diciamo, obblighi di informazione e requisiti di prestazione, che entrambi concorrono, che entrambi vengono definiti negli atti delegati e che concorrono a definire, appunto, i requisiti di prodotto. In particolare, gli obblighi di informazione fanno riferimento all'obbligo di accompagnare il prodotto con tutto un set di informazioni che vengono definite dal regolamento stesso. E tra gli obblighi di informazione abbiamo, ad esempio, i requisiti relativi al passaporto digitale, di cui vi ho parlato, oppure relativi alle sostanze che destano preoccupazione, oppure le informazioni su impianti per il disassemblaggio o le modalità con cui effettuare il riuso, o per fare un refurbishment del prodotto stesso, e anche informazioni sulle classi di performance. Quindi è un obbligo informativo.
I requisiti di prestazione invece fanno riferimento a tutti quegli elementi e quei criteri a cui noi possiamo di fatto associare un valore, possiamo in qualche modo quantificarli, quindi fanno riferimento a requisiti quali la durabilità, appunto la riparabilità o il contenuto di riciclato o l'impronta ambientale. Quindi sia gli obblighi che i requisiti possono fare riferimento a uno o più parametri, dipende questo dallo specifico gruppo di prodotti, verranno definiti negli atti delegati. Il come. Allora, il come qui è veramente molto, diciamo, semplificato. In realtà il processo alle spalle è abbastanza complesso. Innanzitutto viene definito un piano di lavoro che ha una durata minima triennale, all'interno del quale vengono identificati i prodotti prioritari per i quali verranno sviluppati i requisiti e verranno poi fatti gli atti delegati. Secondo lo studio fatto dal GRC, che ha portato appunto all'identificazione dei prodotti prioritari, sappiamo già che i prossimi criteri, requisiti, i criteri di ecoprogettazione verranno definiti in prima battuta per ferro acciaio e per tessili e calzature, quindi abbiamo un semilavorato e un prodotto finito. Queste sono le due categorie e i blocchi di partenza. A seguire ci sarà l'alluminio come semilavorato, mentre per i prodotti finiti il GRC ha definito un elenco di categorie di prodotti, tra cui abbiamo l'arredo, inclusi materassi, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti, sostanze chimiche. All'interno di questo elenco sono presenti anche i precedenti Energy Related Product, perché devono essere adattati ai nuovi requisiti di ecoprogettazione. Su questo si sta già lavorando, sulle lavatrici domestiche e industriali, ad esempio, le asciugatrici domestiche, su tanti altri prodotti. Questi prodotti prioritari sono stati identificati secondo una serie di criteri che tengono in considerazione, ad esempio, anche il volume dei prodotti che vengono commercializzati, oppure il potenziale di miglioramento che questi prodotti hanno, oltre ad altri requisiti. Una volta che vengono identificati i prodotti prioritari, si parte poi con gli studi preparatori che consentono in analisi per la definizione delle misure di ecoprogettazione e gli studi di impact assessment. Tra questi studi preparatori, vi farò vedere poi, ci sono anche quelli relativi alle deroghe per la distruzione dei tessili e calzature, su cui tornerò in un minuto. Gli studi preparatori servono appunto a definire le misure orizzontali e verticali. E le misure orizzontali sono quelle che sono comuni a due o più gruppi di prodotto e normalmente fanno riferimento a aspetti quali possono essere la riciclabilità o la riparabilità. Le misure verticali sono invece quelle che sono specifiche del gruppo di prodotto. Teniamo presente che non tutti i requisiti sono rilevanti e applicabili a tutte le categorie di prodotto. Per la definizione delle misure, come vi ho anticipato, l'approccio ciclo di vita è alla base, sia come concetto che come metrica. Infine, diciamo, queste misure diventano, operative e applicative tramite gli atti delegati che contengono, come abbiamo visto prima, gli obblighi di informazione, possono determinare anche le classi di prestazione dei prodotti, definiscono anche i metodi di valutazione e di misura e definiscono anche quelli che sono, definiscono anche un po' le tempistiche sulla durata del periodo, di transizione. E vi ho accennato prima tra le attività, di lavoro, tra le modalità di lavoro e gli studi preparatori. Questi studi preparatori, servono a gestire i vari aspetti del regolamento Ecodesign. Se vi ricordate, all'inizio vi ho fatto vedere un po' i pilastri che fanno riferimento al passaporto digitale, all'estensione dello scope e anche alla prevenzione della distruzione dei prodotti invenduti. Perché è parte del regolamento introdurre questo principio di prevenzione della distruzione e introduce un obbligo di trasparenza sull'invenduto in termini di rendicontare le quantità invendute, documentare le motivazioni per mandare a distruzione e dare evidenza anche delle misure che sono state intraprese per evitare la distruzione. Tenendo
Teniamo presente che quando si parla di distruzione, all'interno di questo concetto includiamo anche il riciclo. Il riciclo viene considerato una forma di distruzione. Per i tessili, però, le calzature c'è l'obbligo del divieto di distruzione. Che entrerà in vigore con tempistiche diverse, cioè 2 anni per le grandi imprese, entro 2 anni per le grandi imprese, entro 6 per le medie imprese, mentre non c'è l'obbligo per le cosiddette PMI, però sono previste anche delle deroghe alla distruzione, che sono deroghe al divieto di distruzione, quindi condizioni per le quali è possibile mandare a distruzione il tessile o la calzatura. Questo, diciamo, c'è uno studio in questo momento in corso che vede anche noi coinvolti assieme a Vito e l'Eco Institute, in cui si stanno valutando effettivamente quali sono le deroghe che potrebbero consentire di mandare direttamente il bene, a distruzione. E gli elementi che vengono presi in considerazione fanno riferimento alla salute e alla sicurezza, al fatto che il prodotto non sia idoneo per l'uso o che la donazione anche non venga accettata, e al fatto che la distruzione, tra cui anche il riciclo, possa rappresentare l'opzione con il minore impatto ambientale rispetto alle alternative che sono date, ad esempio, dal riuso e dalla rifabbricazione. E per chi è interessato, c'è la consultazione aperta su queste deroghe fino al 24 luglio, e col QR code potete accedere direttamente alla consultazione. Sul quando, dell'ultima parte del regolamento ecodesign, vi ho riportato questa timeline che ha illustrato la Commissione europea, senza diciamo scendere nel dettaglio di alcuni aspetti di cui oggi non c'è purtroppo tempo di parlare, quale ad esempio l'istituzione del forum di ecoprogettazione. Vedete che a marzo 2025 è prevista l'adozione del primo piano di lavoro per il regolamento, e a metà dell'anno prossimo sono previsti gli atti sulla la deroga al divieto di distruzione dei prodotti invenduti, e mentre nel 2026 ci si attende l'adozione delle prime misure del regolamento, come vi dicevo, per i tessili e per lo steel. Diciamo, non è un esempio, sono effettivamente queste due le categorie, le prime. Mentre solo a partire dal 2027 comincerà l'applicazione dei primi requisiti. Vi dicevo, e sono ormai diciamo giunta alle conclusioni, che l'Europa è un osservato speciale, perché numerosi diciamo, cominciano ad emergere interessi al di fuori dell'Europa sull'iniziativa europea stessa dell'ecoprogettazione, a partire dalla Cina, e noi in particolare siamo stati coinvolti in un progetto a tre con l'UNIDO e la Cina, in particolare anche col supporto del Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione, e con il Centro Internazionale per gli Scambi Economici e Tecnologici, di fornire ai partner cinesi, stiamo parlando di imprese, policy makers e anche associazioni industriali, un supporto per promuovere processi produttivi a basso impatto ambientale, considerando la necessità di internalizzare l'ecodesign nelle pratiche di produzione e di promuovere modelli circolari in diverse filiere, in particolare il tessile, la costruzione e l'arredo. Quindi chiaramente il regolamento ecodesign condiziona le dinamiche di mercato oltre l'Europa. Oltre la Cina, vi accennavo l'interesse da parte degli Stati Uniti, in particolare alcuni stati, tra cui la Florida e l'Illinois, stanno lavorando, hanno preparato una proposta per un labeling volontario per il settore del tessile, che in qualche modo sembra ricalcare, anche se con un'ambizione molto più ristretta, il regolamento dell'ecoprogettazione europeo. E rimane evidente la necessità di farsi trovare pronti e di mettere in piedi dei sistemi per aiutare chiaramente le imprese nella transizione. Come vi dicevo, numerosi sono gli obblighi con cui le imprese avranno a che fare, ma credo veramente che ci siano anche tante opportunità, perché se da un lato intervenire sui prodotti è sicuramente strategico per orientare
produzione e consumo verso i modelli più sostenibili. Da un lato, sappiamo anche che i prodotti, da un punto di vista dell'impatto, con tutta la loro catena del valore, rappresentano la quota predominante degli impatti all'interno delle organizzazioni. Per le organizzazioni che devono valutare lo Scope 3, che sono soggette a CSRD e a obblighi di rendicontazione, sicuramente l'ecoprogettazione è la modalità con cui possono migliorare le proprie performance e anche mettere a terra un piano di transizione. Non solo, diciamo, progettare meglio i prodotti e quindi anche avere la possibilità di tracciare la loro storia, credo che sia anche un elemento di necessità per una buona salute delle imprese, perché questo da un lato consente di fare un uso efficiente delle risorse che ha un corrispettivo economico che sappiamo bene, e consente anche però al tempo stesso di avere una minore esposizione al rischio grazie alla capacità di mappare la catena del valore, oltre chiaramente ad avere prodotti migliori per il mercato, e vuol dire prodotti migliori per la pubblica amministrazione e per i cittadini. Concludo con una, diciamo, con una raccomandazione, forse, se mi posso permettere, o con un suggerimento più che una raccomandazione, è che relativa al fatto che appunto saranno necessari degli strumenti di accompagnamento per le imprese. Il regolamento stesso prevede che la Commissione europea sviluppi strumenti per facilitare la compliance, anche gratuiti, ma sarà necessario un supporto sia finanziario, ma un supporto in tema di formazione e informazione, cioè occorre creare le competenze necessarie all'interno delle imprese per far sì che dispongano degli strumenti gestionali ed operativi necessari per far fronte a queste richieste. Ci sono già delle imprese molto virtuose anche sul nostro territorio che questi percorsi di tracciabilità li hanno già avviati, e quello che probabilmente può essere importante fare è scalare questi approcci di tracciabilità ambientale, di valutazione ambientale, anche con strumenti digitali, perché il beneficio va non soltanto per la compliance con il regolamento ecodesign, ma anche con tutte le altre iniziative di policy che vi ho illustrato prima. E con questo ho finito. Scusate, mi sono dilungata un pochino più del previsto, e se ci sono domande rispondo molto volentieri. Grazie a tutti. Grazie dottoressa Zamagni, grazie Alessandra, molto molto interessante, anche perché è una direttiva mi sembra anche abbastanza complessa Molto e articolata. molto articolata, esatto, in realtà sì, complessa non è la parola giusta. È chiaro che come sempre chi ha già cominciato a fare delle attività sui prodotti come la PEF di cui facevi riferimento prima, ovviamente è in parte avvantaggiato. In particolar modo anche l'Italia, no? Prima dicevi che Sì. ci sono dei paesi, no? Che stanno, sappiamo che l'Italia ha fatto il Made Green in Italy, se ci vuoi dire magari due parole, forse per chi magari non è a conoscenza Sì, di questa volentieri, anche iniziativa. perché è un elemento che sta in questo momento interessando molto la Commissione europea, e cioè in particolare l'Italia, prima tra tutti, forse abbiamo un primato che mai abbiamo avuto in passato, ha messo a terra l'iniziativa dell'impronta ambientale di prodotto della Commissione europea con un marchio volontario chiamato Made Green in Italy, che è un marchio che identifica prodotti che hanno buone prestazioni ambientali sul mercato. È un marchio che si basa interamente sulla metodologia europea. E questo marchio ha grande interesse da parte della Commissione europea anche in questi recentissimi mesi, perché diciamo, l'Italia ha messo a punto anche delle modalità per sviluppare le regole con cui ottenere il marchio, che sono sicuramente innovative rispetto alla modalità con cui l'Europa lo sta facendo. Non solo, l'Italia è uno dei pochi Paesi membri, assieme alla Francia e all'Olanda, che ha sviluppato una banca dati nazionale di impronta ambientale di prodotto, che è molto ricca, soprattutto nel settore agroalimentare. E la banca dati, sviluppata nell'ambito del progetto Arcadia, ha sviluppato circa 200 dati di LCA che coprono diversi settori: costruzione, energia, agroalimentare, che sommati alle altre iniziative nazionali di banca dati ci portano a più di 1.000 dati disponibili gratuitamente per le imprese. Quindi questo credo che sia un patrimonio da valorizzare e che può essere sicuramente utile per tutte le imprese che decidono di intraprendere questo percorso, abbinato al fatto che la Commissione europea dal 2026 metterà in piedi un nuovo sistema di governance dei dati ambientali europei, che saranno disponibili gratuitamente per gli usi di policy e non avranno più le barriere di accesso che hanno avuto fino ad oggi, perché la Commissione europea sarà proprietaria dei dati. Quindi
C'è un passaggio sicuramente significativo che faciliterà anche l'applicazione di questi regolamenti e le altre iniziative di policy. Bene, perfetto. Grazie di questa pillola, diciamo così, di aggiornamento su queste ultime iniziative. E credo che sì, le aziende a questo punto forse non avranno più scuse, ammesso che qualcheduno ce le abbia ancora, diciamo così. Va bene, io non vedo domande, diciamo così, scritte. Anzi, no, ne è apparsa una al momento. Incrocio, ecco sì. Adesso è un po' sintetica, però diciamo che provo a interpretare ovviamente come si incrocia la direttiva Ecodesign con il CSDD, cioè l'ultima, il Corporate Sustainability Due Diligence, e con la Supply Chain Act. E io ci aggiungo anche con il CBAM, che era una Sì, domanda che volevo sì, sì. fare. Allora, è un domandone piuttosto complesso perché, diciamo, sull'armonizzazione delle politiche qui credo che ci sia da lavorare ancora a livello europeo perché in questo momento c'è una mancata armonizzazione tra le politiche a livello di prodotto, a livello di organizzazione, a livello di settore, quindi le organizzazioni private scontano un po' di inefficienza nell'applicazione sicuramente, però dal lato mio credo che l'elemento, come ho indicato all'inizio, c'è cioè questo fil rouge che consiste nelle metriche che noi usiamo per arrivare a misurare quello che le iniziative di policy ci chiedono. Quindi l'impiego di queste metriche è comune a tutti, con qualche piccola variante che viene declinata caso per caso, ma abbiamo visto che l'approccio di ciclo di vita è comune. Nella CSRD possiamo usare l'LCA di organizzazione per valutare la materialità, per rispondere a tutti i data point che vengono richiesti. Quindi nell'ecodesign usiamo l'impronta ambientale di prodotto per quantificare le performance ambientali. Quindi credo che al netto di questa non efficienza e non armonizzazione, lo strumento di base sia il livello che in qualche modo consente di armonizzare e ridurre gli sforzi lato imprese. Ok, bene, perfetto. Grazie ancora e quando devi andare per il tuo impegno, Rimango un altro po' e staccati poi mi pure. chiudo. Intanto grazie ancora a te e Grazie a ai voi. vostri, ai tuoi colleghi anche di Ecoinnovazione. E darei a questo punto la parola alla dottoressa Sani di Arter, che ci fa una breve panoramica, diciamo, su quelle che potrebbero essere, diciamo, i settori più impattati. Anche se in realtà abbiamo visto che ce ne sono tantissimi, comunque siamo dei nostri distretti, delle nostre industrie in Emilia-Romagna. Prego. Ok, grazie mille. Parto con la condivisione dello schermo. Questo invece. Ecco, lo vedete? Fermo che si vede, prego, vai Ok, pure. perfetto. Allora, in realtà io parto un po' dall'ultima domanda, quella che è stata posta rispetto alle relazioni o alle interrelazioni tra l'ecodesign e altri regolamenti. Infatti, un po' nel fil rouge della mia presentazione è scorrere questi nuovi regolamenti che ci sono e anche vedere dove ci sono, dove ci sono similitudini e dove ci sono invece non similitudini, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione verso dei settori, i cosiddetti settori prioritari. Mi è sembrato utile fare questo confronto perché poi in realtà di fatto l'ecodesign è un po' un elemento che ricorre su diversi regolamenti, ma non sempre magari ricorre sugli stessi settori allo stesso modo. Quindi per poi cercare di tirare un po' una conclusione su quelli che effettivamente sono poi alla fine i settori più impattati anche per la nostra regione. Gli obiettivi climatico-ambientali sono gli stessi, su questo non mi sto a soffermare perché partiamo sempre dagli obiettivi climatico-ambientali, quindi il punto di riferimento sono gli obiettivi climatico-ambientali che hanno trovato spazio e focus dentro l'European Green Deal e che ha dato origine al piano di azione sull'economia circolare e al regolamento sull'ecodesign. Questi due passaggi del piano di azione sull'economia circolare e il regolamento design lo riprenderò perché appunto in questi due documenti sono contenuti delle indicazioni specifiche per quanto riguarda i settori.
Ma non solo, perché sempre dentro l'European Green Deal, ma soprattutto per portare a casa gli obiettivi climatico-ambientali, si è fatta la valutazione a monte che i finanziamenti pubblici non sono sufficienti, per cui occorrono finanziamenti privati, e per far leva sui capitali privati si è chiamato in ballo il piano di azione per la finanza sostenibile, da cui è derivato il regolamento sulla tassonomia e la CSRD, che in realtà sono stati menzionati anche proprio alla fine dell'intervento precedente. Anche in questi due casi, cioè nel caso del piano di azione sulla finanza sostenibile, del regolamento della tassonomia e il regolamento sulla CSRD, vediamo che entra l'ecodesign e entrano anche dei riferimenti per quanto riguarda i settori di applicazione. Questo per avere un po' la coerenza appunto dei vari regolamenti rispetto all'applicabilità dell'ecodesign. Partendo dal piano d'azione sull'economia circolare, e ovviamente è un prerequisito in cui viene detto che la neutralità climatica entro il 2050 è fondamentale per ottenerla, dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e passare quindi a sistemi circolari di produzione e consumo. Ed è per questo che nascono nuove specifiche sulla progettazione compatibile e sui prodotti sostenibili per agevolare la transizione, tra cui appunto anche il regolamento. In questo caso, nel piano di azione sull'economia circolare vengono individuati dei settori prioritari, e tra i settori prioritari ci troviamo la plastica, il tessile, l'elettronica, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la parte cibo, acqua, imballaggi, batterie, veicoli, edifici e costruzioni. Nella nostra regione noi possiamo trovare un impatto diretto su alcuni distretti, in particolare quello della plastica e quello del tessile, plastica anche associata soprattutto alla produzione di imballaggi, ma anche la parte cibo, quindi il food, acqua e la parte delle costruzioni. Cosa capita a questi settori quando li confronto dentro il regolamento dell'ecodesign? E nel regolamento dell'ecodesign i settori prioritari non sono esattamente allineati a quelli del piano di azione sull'economia circolare, sebbene il regolamento dell'ecodesign è un modo di portare a terra, di attuare il piano di azione sull'economia circolare. Ci sono delle sovrapposizioni, ma non sono delle sovrapposizioni totali, perché appunto si è dato priorità ad altri settori che sono stati ritenuti più impattanti su quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico. Ci troviamo, i settori sono già stati detti dalla collega, e anche in questo caso a livello di territorio regionale il focus sui tessuti, i capi d'abbigliamento, le calzature, l'arredamento ai mobili, i prodotti chimici, includendo dentro anche la parte dei detergenti e delle vernici, sono sicuramente dei settori che trovano riscontro su diversi distretti industriali della nostra regione. In particolare sulla parte dei prodotti chimici dobbiamo fare riferimento a quelli che sono i poli chimici che sono presenti nella nostra regione, mentre per quanto riguarda i tessili e le calzature, hai appunto i distretti che sono presenti su questi settori qua. Andando dal lato del piano d'azione della finanza sostenibile, anche il piano d'azione per la finanza sostenibile introduce concetti di ecodesign, anche se non parla espressamente di ecodesign, perché fa più riferimento alla creazione di norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili, tra cui viene menzionata esplicitamente l'ecolabel, ma come abbiamo visto nella presentazione precedente della collega, l'ecolabel viene direttamente poi collegato, cioè diventa un modo per fare ecolabel, avere del buon ecodesign alla base. L'altro punto su cui si focalizza il piano di azione per la finanza sostenibile è il tema della comunicazione in materia di sostenibilità, quindi il regolamento sulla tassonomia e la CSRD. E vedremo come appunto anche nel regolamento della tassonomia e della CSRD l'ecodesign diventa quasi uno strumento abilitante, appunto, come già stato menzionato, per le dichiarazioni di comunicazione di sostenibilità. Ma venendo al regolamento della tassonomia pubblicato sarebbe l'852 pubblicato nel 2020, vediamo che ci sono degli obiettivi chiari, tra cui anche l'economia circolare, ma i cambiamenti climatici sia in termini di mitigazione che in termini di adattamento. E andando proprio sul focus dell'economia circolare, l'ecodesign nella tassonomia
per l'economia circolare, quindi per l'obiettivo climatico-ambientale dell'economia circolare, viene espressamente menzionato, perché si parla in tassonomia che nella fase di progettazione e produzione è lì che l'operatore ha cura di conservare il valore del prodotto nel lungo periodo e di ridurre i rifiuti durante il suo ciclo di vita. Quindi, e poi viene anche ripreso di nuovo, sempre dentro il regolamento della tassonomia, questo concetto di che in fase di progettazione e produzione è il momento determinante per poter garantire la durabilità e il potenziale di riutilizzo e la riciclabilità. Quindi in questo caso vediamo che c'è sovrapposizione, che c'è coerenza tra i contenuti che vengono espressi nel regolamento della tassonomia e quelli che poi vengono richiamati all'interno del regolamento dell'ecodesign. Per quanto riguarda invece le attività, in questo caso principalmente toccate dal regolamento della tassonomia sull'economia circolare, qui non rivediamo esattamente tutti i settori che invece sono stati considerati prioritari dal regolamento dell'ecodesign, perché il focus è più sulla fabbricazione di imballaggi e di materie plastiche, quindi c'è un po' di chimica dietro questa cosa comunque, la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'edilizia, in questo caso invece c'è una sovrapposizione soprattutto sulla parte dei materiali da costruzione per nuovi edifici e per la ristrutturazione, e poi molto va nelle forniture di acqua, le reti fognarie e il trattamento dei rifiuti. Ma il regolamento della tassonomia in realtà apre al mondo dei settori, perché al di là che ha dato delle priorità per ognuno dei criteri ambientali all'interno di quelli che sono i specifici atti delegati che sono stati pubblicati per ognuno dei criteri ambientali, in realtà nello spirito del regolamento della tassonomia è quello di aprire il più possibile verso i settori, in modo tale che anche l'ecodesign, così come altri elementi che portano, che favoriscono praticamente l'adozione e la misurazione della sostenibilità possono essere applicate in maniera trasversale un po' a tutti i settori produttivi, quindi non solo manifattura, ma anche il settore energetico, l'agricoltura, va e un po' viene, quindi è sempre un po' in evoluzione, il mondo dei trasporti, e il mondo delle utilities. Questo concetto di aprire fondamentalmente non più ai settori, ma a considerare piuttosto le imprese per dimensione e per modo di operare, quindi lavorare in filiera o non lavorare in filiera, essere quotate o non essere quotate, essere grandi o essere piccole, viene completamente ripreso all'interno dell'ultima direttiva che è stata recentemente anche adottata a livello nazionale, si parla del 6 luglio 2024, la cosiddetta la CSRD, cioè questa Corporate Sustainability Reporting Directive, dove lo scopo principale appunto è quello di allargare al numero delle imprese sottoposto all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, dove appunto l'ecodesign diventa un modo per fare una rendicontazione che sia oggettiva e misurabile. Il numero di imprese coinvolte in questo caso sarà circa 50.000, non ho il dato riparametrato rispetto al contesto nazionale o regionale, ma vediamo che sono comunque scaglionate nel corso degli anni, per cui partono quelle più grandi e quelle quotate nel 2024, subito a ruota nel 2025 tutte le grandi anche non quotate, per poi arrivare nel 2026 alle piccole e medie imprese quotate. Ma in realtà quello che sta succedendo in questi giorni, anche per via di un'iniziativa che ha fatto EFRAG è l'organismo di supporto e consulenza tecnica alla Commissione europea per quanto riguarda lo sviluppo degli standard e report di sostenibilità, viene introdotto un documento volontario per le piccole e medie imprese non quotate, quindi a questo punto stiamo parlando di tutte le piccole e medie imprese, per facilitare l'adozione e la loro transizione verso un'economia più sociale e ambientale. Che dentro gli standard della CSRD, ma anche nello standard volontario per le piccole e medie imprese, l'ecodesign sia circolato, questo c'è, è evidente, l'ho estratto appunto dagli indicatori, i cosiddetti points presenti nella CSRD. Vediamo che il points è 5.2. Parla all'interno del nell'uso sostenibile delle risorse e nell'economia circolare, parla proprio di circular design.
In sintesi, che cosa possiamo concludere con questo? Che l'eco design è sicuramente una metodologia regolata attraverso un regolamento che è diventato vincolante e che contribuisce ovviamente alla decarbonizzazione, cioè è dentro il percorso, è un abilitante del percorso di decarbonizzazione, soprattutto per quanto riguarda la decarbonizzazione e l'impronta del carbonio dei prodotti. Ma in realtà ce lo siamo ritrovati passando attraverso il tema del piano per la finanza sostenibile anche come un modo per rendere misurabili le impronte di carbonio delle imprese, quindi il processo di decarbonizzazione delle imprese e la loro comunicazione. Sebbene abbia dei settori prioritari, perché questo è evidente che all'interno del regolamento siano state date dei settori prioritari, che nel caso del sistema regionale si possono identificare tra il tessile, le costruzioni, i prodotti climici, quindi inserendo la plastica in maniera del tutto trasversale a ognuno di questi la parte degli imballaggi, quando poi colleghiamo questi settori ai regolamenti di finanza sostenibile, allora in questo caso scompare la differenziazione sulla verticalità dei settori e tutti i settori produttivi regionali in qualche modo vengono interessati da questi processi e vengono anche interessati dall'ecodesign come un strumento per poter misurare e attuare le proprie dichiarazioni di sostenibilità. Io con questo avrei terminato. Ho fatto proprio una cosa rapidissima. Grazie, grazie Daniela per questa ulteriore carrellata che mette in fila anche altri strumenti fondamentali fatti dalla Commissione. Bisogna studiare parecchio perché, come dire, c'è molta confusione sotto il cielo, però in realtà mi sembra un puzzle, come dire, i cui pezzi, come dire, si incastrano molto bene tra di loro. Chiaramente dovremmo allenarci un po', noi in primis e anche le imprese, noi dico pubblica amministrazione. Perché anche le nostre politiche devono essere coerenti con tutti questi strumenti, per se vogliamo chiaramente che il sistema produttivo possa rispondere in maniera adeguata e con il giusto supporto finanziario, ma conoscitivo, come si diceva prima anche nell'intervento della dottoressa Zamagni. Allora, io adesso passerei la parola e quindi darei la parola agli ultimi due relatori del webinar, che sono nell'ordine il dottor Imbriaco della Datalogic e il professor Ceruti dell'Università di Bologna, perché ci presenteranno due casi, credo molto diversi, anzi penso molto diversi, e di, come dire, di avvio in qualche modo. Ecco, adesso poi lascio la parola a loro che ce lo spiegano meglio. Come hanno in qualche modo cominciato a ragionare sulla tematica appunto dell'ecodesign applicata. Vabbè, la Datalogic, diciamo così, come dire, un grosso gruppo, quindi ci racconterà un po' l'approccio ad una particolare, come dire, per l'avvio, diciamo, di una particolare progettazione e produzione. E invece il professor Ceruti, invece, per quanto riguarda il tema dell'additive manufacturing, che è come dire, un argomento che so che è affiancato in qualche modo all'ecodesign e che può appunto anche su questo essere eventualmente di supporto. Prego, dottor Imbriaco, a lei. Buongiorno a tutti, mi condivido lo schermo Grazie. sperando di non avere problemi tecnici. Ecco qui, riuscite a vederlo? Vede perfettamente, può cominciare. Molto bene, grazie. L'obiettivo dell'incontro di oggi, di questo intervento, è quello di così raccontarvi qual è la nostra esperienza in merito all'ecodesign e come siamo partiti in questa avventura. Giusto due parole su chi è Datalogic. Datalogic penso che sul territorio ci conosciate un po' tutti. Siamo un'azienda abbastanza complessa, lavoriamo in diversi settori, principalmente leggiamo il codice a barre, no? Quindi un po' tutti hanno a che fare con i nostri prodotti almeno una volta in un giorno, perché è una tecnologia molto pervasiva. Noi siamo attivi nel campo della sostenibilità già da anni, ci stiamo muovendo come anche azienda quotata, questi sono i nostri principali, diciamo, risultati ESG per il 2023 e stiamo lavorando al nostro sustainability roadmap. L'anno scorso abbiamo lavorato alla definizione di quelli che sono, diciamo, la doppia materialità e quindi gli obiettivi fondamentali su cui lavorare. Ne abbiamo definiti 10 e
E quest'anno stiamo lavorando nella costruzione del nostro piano di sostenibilità, lo Scope 3, la misura dello Scope 3, quindi qual è l'impatto, l'impronta energetica della nostra organizzazione e il Climatic Risk Assessment. L'anno prossimo l'idea è lavorare sulla messa a terra di questo piano. Due parole al volo. Perché siamo partiti con questa, diciamo, attività e come impatta su di noi l'ecodesign? Principalmente l'obiettivo è quello di dare più valore ai nostri clienti attraverso dei prodotti sostenibili. Quindi il tema è, lavorando in un mercato globale, sempre di più abbiamo richiesto in questa direzione e abbiamo deciso di partire con una progettazione mirata su alcune linee di prodotto. In particolare abbiamo deciso di adottare l'ecodesign per sviluppare una delle nostre principali linee di prodotto. Spesso i nostri prodotti subiscono dei rinnovamenti, essendo prodotti ad intensità tecnologica molto alta, tipicamente hanno dei cicli di vita piuttosto lunghi, ma allo stesso tempo vanno rinnovati, quindi una di queste generazioni sta partendo. Non entro nello specifico per ovvie ragioni, quindi rimarrò sempre un po' generico, quindi vi ho dato dei riferimenti un po' generici. Rimane il messaggio che è una progettazione importante. Questo prodotto, rispetto alle cose che abbiamo sentito, non è incluso nelle categorie, quindi non avremmo avuto un obbligo di ecodesign in senso stretto, ma diciamo è stata una nostra scelta libera di entrare in questa dimensione proprio perché l'idea è offrire un valore maggiore sul prodotto e abbiamo appunto adottato l'LCA, il Life Cycle Assessment di cui abbiamo sentito prima e stiamo lavorando insieme ad ecodesign ed ecoinnovazione su questa iniziativa. Vi do subito due riferimenti sull'LCA, non entro nel merito, giusto sui quattro step, no, dell'LCA, entrando nel caso specifico. Noi siamo stati, diciamo, siamo partiti con l'LCA principalmente perché l'obiettivo era quello di ottenere, di lavorare per ottenere una label di sostenibilità. A dire la verità non abbiamo deciso esattamente quale, no? Anche perché come sentivamo prima c'è diversa, diciamo, ci sono diverse iniziative. Ma il tema è bisogna avere dei dati. Quindi l'LCA era il primo strumento per andare in questa direzione, ma e quindi avere dei dati oggettivi poi da sottoporre per l'applicazione di un'etichetta, ma allo stesso tempo anche per conoscere e avere dati oggettivi su cui poi indirizzare la progettazione. Abbiamo ragionato su una prospettiva, credo to grave del nostro prodotto, e su 8 anni che è il ciclo di vita standard del prodotto. Il secondo tema è relativo a quello dei dati da collezionare. Qui il tema non è semplice, no? I dati primari che abbiamo utilizzato ovviamente sono relativi a tipologie di materiali, il loro peso, la distribuzione dei prodotti, quanta energia consumiamo, un uso comunque molto massivo di dati secondari, no? Quindi di proxy che vanno ad approssimare alcune delle situazioni proprio perché è un mondo nuovo che sta nascendo con un elevato livello di complessità. Modelling, i dati sono stati messi all'interno di questo modello e abbiamo ottenuto dei numeri. Sapete, l'LCA mappa 19 categorie, le quattro più rilevanti sono qui indicate, non entro nel merito, i numeri sono quelli giusti, non entro nel merito di qual è il prodotto appunto, ma quello che è importante, volevo condividere con voi, è il tema proprio dei risultati che abbiamo ottenuto, che per noi sono stati molto educativi. Primo, e che abbiamo imparato che la fase d'uso del prodotto, quindi diciamo tutta l'energia che poi il prodotto consuma, è la principale causa di impatto del nostro prodotto, con un impatto che va dall'80 al 90% circa, no? Questo è stato per noi una cosa molto, molto rilevante perché in qualche maniera si tende a pensare al prodotto principalmente per l'impatto che ha dal punto di vista produttivo, delle parti che utilizziamo, anche del suo fine ciclo vita, ma in qualche maniera l'use phase è la parte più determinante, no? E la cosa, diciamo, in aggiunta a questo è che abbiamo rilevato che circa il 70-75% di questa power consumption è principalmente attribuita a condizioni di stand-by, che sono tipicamente le condizioni che vengono progettate con la massima cura per ridurre al minimo il livello di energia, eppure, essendo in questa situazione per un lungo periodo di tempo il prodotto, hanno un impatto molto rilevante. Questo ci ha portato ad alcune considerazioni. La prima è che sostanzialmente l'80%, no, della progettazione, tutto ciò che è l'impatto del footprint del prodotto, lo decidiamo in fase di progettazione, da cui è d'obbligo, no, partire fin dalla progettazione ragionando in un certo modo, perché
Il restante 20% sicuramente lo possiamo impattare con delle logiche, diciamo, di manufacturing meglio organizzate, con delle situazioni logistiche diverse. Tuttavia, il cuore del prodotto e la sua, diciamo, la sua carta d'identità dal punto di vista del footprint energetico l'abbiamo deciso in fase di progettazione. Per questo è stato importante per noi cominciare a trasferire nella fase di progettazione questi elementi, questi ragionamenti per prepararci, no, al prossimo step. E in particolare, la cosa ulteriore da mettere in evidenza è di come questo fare il design, il progettare per la sostenibilità impatta tutte le aree aziendali, no? Quindi il marketing, il sourcing, l'engineering, ovviamente la produzione e il service, no? Quindi è veramente uno sforzo corale che va fatto tutti quanti insieme. Nelle prossime due slide volevo giusto semplificare un paio di concetti su questo tema, no? La logica è sempre la stessa, quindi sostanzialmente le scelte che vengono prese all'inizio progetto hanno impatti molto alti e costano relativamente poco. Quando si va verso la fine i costi sono molto alti e gli impatti si abbassano notevolmente, no? Quindi gli approcci classici che tipicamente vengono applicati e che sostanzialmente quando ho bisogno di una label, alla fine del ciclo, cioè ho un prodotto e vado a fare una misura quantitativa di qual è l'impatto del mio prodotto, e quello è una fotografia. Di fatto lì non è che possiamo fare tanto di più. Spesso si va a pensare nella fase iniziale a fare dei ragionamenti mirati, a dire ok, ragioniamo su come possiamo fare meglio, e si fanno dei ragionamenti, diciamo, molto specifici su un certo tipo di prodotto. La logica verso cui stiamo spingendo questa transizione è nell'ottica di fare sostanzialmente due step. Allora, l'aspetto, diciamo, quantitativo rimane sicuramente essenziale, e l'idea è sempre di più anticiparlo e renderlo, diciamo, pregnante del processo di sviluppo. Questo è fondamentale, tipicamente, come dico sempre io, per gli ingegneri, perché spesso delle soluzioni architetturali o tecniche di prodotto sono equivalenti, ma non avendo altri dati è difficile dare un indirizzo in una direzione o in un'altra. Quindi, come tale, questo è un tema importante. Tuttavia, probabilmente ci vorrà ancora del tempo per essere pronti in questa direzione. Mentre l'aspetto qualitativo è sicuramente molto determinante, no? Ed è la base da cui si può partire, da cui stiamo cercando di partire attraverso diciamo un'analisi qualitativa di tipo strutturato, che è quello che abbiamo cercato di fare. Sostanzialmente, per dirle in maniera molto semplice, ad esempio usare dei fornitori che abbiano degli impatti, diciamo, ambientali più bassi, usare un'organizzazione produttiva diversa, migliorare la distribuzione. Quindi sono tutte logiche che noi possiamo decidere a priori, e quindi diciamo ispirarci a queste logiche per poi progettare il prodotto in una certa direzione. Quindi noi ci siamo sostanzialmente concentrati su questo primo step, come dicevo, della Structural Qualitative Analysis, ma stiamo lavorando per poi in prospettiva dotarci di strumenti più sofisticati per poter, diciamo, misurare le scelte che stiamo prendendo sul prodotto mentre progettiamo. La strada è ancora lunga, ma ci stiamo muovendo in questa direzione. Come abbiamo organizzato tutta la nostra attività, come vi dicevo, di Structured Qualitative Analysis? Abbiamo sostanzialmente, siamo partiti dal Life Cycle Assessment Framework, no? Che abbiamo un pochino ridisegnato sui nostri scopi. Siamo andati a individuare quelle che erano le aree di focalizzazione più rilevanti su cui pensiamo di poter dare un impatto, no? Con la nostra progettazione. Quindi a partire dai materiali, quindi ad esempio, come dicevo prima, partire con dei fornitori che siano intrinsecamente più attenti ai temi ambientali, evitare ovviamente l'uso dei materiali altamente impattanti, usare appunto materiali già riciclati, quindi avere già dei processi di un certo tipo, più orientati al riciclo piuttosto che all'utilizzo di materiali vergini. E noi abbiamo un tema molto importante sulle batterie. E così abbiamo individuato altre aree di lavoro. In particolare quelle che ho evidenziato con il giallo sono quelle che ci siamo dati come focus operativo per il 2024. Quindi questo è un piano sicuramente molto articolato che chiama in causa diverse competenze, diverse attività. Noi ci stiamo concentrando principalmente sul green design, principalmente, come vi dicevo, perché essendo chiaro che quello che decidiamo in questo momento avrà un impatto per i prossimi 10 anni sul mercato, è importante partire con la massima attenzione in questa direzione. Abbiamo lavorato molto sul packaging, prima abbiamo visto che è un tema un po' parallelo al tema dell'ecodesign in senso stretto, e quindi riduzione della plastica, dei volumi, dei pesi,
E stiamo lavorando in particolare sulla circular economy con le iniziative appunto di Refurbish, Buyback e Recycling Services. Due parole su come, diciamo, come sta andando questo percorso, no? Cosa stiamo imparando? E cosa stiamo imparando? Sostanzialmente è possibile, no? Partire con questo progetto di sostenibilità anche senza impattare le performance di prodotto. Anticipo che non è facile, però è possibile. Quindi c'è da lavorare e tipicamente bisogna costruire un percorso insieme anche con i tecnici, ma abbiamo visto, diciamo, nella nostra esperienza che si possono fare delle cose molto interessanti. Allo stesso tempo è possibile usare prodotti materiali riciclati senza impattare il design e la funzionalità. Questo è un tema di grandissima discussione. Noi abbiamo molti prodotti realizzati in plastica, spesso sono plastiche molto tecniche. Non è un tema affatto banale usare plastiche riciclate, ad esempio. E l'altro tema è quello appunto del packaging. Visto, come avete visto, è una delle aree su cui stiamo lavorando tantissimo in questo momento. È possibile lavorare con packaging sostenibili non impattando il costo, no? Perché questo è un tema che ha una forte rilevanza anche di filiera. L'altra tematica è quella di quali sono i fattori critici, i critical factor che sono emersi. In questo momento quello che possiamo dire è che sicuramente è fortemente time consuming lavorare su queste tematiche, no? Quindi è un lavoro in più, se vogliamo, per noi. Siamo in una fase in cui stiamo tutti imparando e la conoscenza, sia interna che esterna, non è è abbastanza limitata, devo dire, no? E quindi facciamo un po' fatica a volte anche, ad esempio, su un regolamento ad avere una lettura corretta, perché non si sa neanche a chi rivolgersi, quindi è un po' una delle difficoltà che stiamo incontrando. I nostri sistemi CAD non sono pronti a supportarci. Ad esempio, nella fare la nostra LCA, il CAD elettronico, noi abbiamo dovuto prendere lo schematico, abbiamo dovuto rifarci il nostro Excel, rifare i conti e tirarlo fuori. Domanda: perché il CAD elettronico e tutte queste informazioni non me lo sta dando dinamicamente l'informazione, no? E quindi è un tema apparentemente banale, ma ovviamente crea un overhead che sarebbe assolutamente inutile. I regolamenti, come dicevo prima, non sono facili da capire, no? Quindi sia per un tema di conoscenza, ma anche proprio di intrinseca complessità. E noi abbiamo anche un'ulteriore complessità. Essendo un'azienda internazionale che vendiamo un po' dappertutto, abbiamo clienti in tutte le aree geografiche del mondo, anche le norme non sono esattamente la stessa cosa, no? E quindi questo ci crea qualche ulteriore livello di complessità. Come stiamo gestendo il cambiamento culturale? Beh, principalmente lavorando sul nostro processo di sviluppo, quindi sostanzialmente tutte le volte che identifichiamo delle situazioni sound che possiamo effettivamente portare a livello sistemico, vengono, diciamo, adottate come requisiti del processo di sviluppo. Stiamo promuovendo dei gruppi tecnologici, dei focus group tecnologici per affrontare appunto la tematica e raccogliere delle idee. Vengono fatte dei proof of concept, che sono un modello che noi utilizziamo per esplorare cose totalmente nuove, nuove tecnologie. Ad esempio, ne abbiamo fatto uno l'anno scorso, 2 anni fa, sul tema proprio delle plastiche riciclate, dove serve un'attività molto tecnica, quindi sono dei micro progetti per validare la soluzione, e sviluppando ovviamente delle linee guida di natura tecnologica e soprattutto nominando nelle varie aree, diciamo, di competenza degli specialisti tecnici, no? Che in qualche maniera diventano un po' gli evangelisti e le figure di riferimento un po' per tutto quanto il team. Qual è l'impatto di natura business su queste tematiche? Beh, fondamentalmente noi abbiamo clienti molto sensibili al tema, quindi tipicamente loro ci anticipano sempre, no? E quindi quello che stiamo imparando è che dobbiamo sviluppare questo percorso in qualche modo obbligato per essere anche pronti a rispondere e dare quello che i clienti sostanzialmente ci chiedono. E dall'altro punto di vista, come vi avevo anticipato fin dall'inizio, è un'arma, no? Nelle mani del marketing, perché l'idea è appunto usare un eco-label come, diciamo, a supporto del nostro prodotto. Sono in fondo, conclusioni. Diciamo che siamo sulla strada, no? E il tema che volevamo appunto condividere è che molte delle scelte le prendiamo in fase di design, quindi è importante, no? Tenerne conto fin dall'inizio e anticipare il più possibile le scelte, quindi anche partire in maniera un pochino più impreciso, come anche noi stiamo facendo, ha un grande valore, perché comunque aumenta la cultura e ci permette di anticipare delle scelte che poi rimangono per tanti anni sul mercato. Quando si arriva alla fine bisogna rifare il prodotto se c'è qualcosa che va profondamente cambiato.
Le azioni che si vanno a fare sono sempre un po' di compromesso, no? Quindi l'attività di tipo quantitativo, come vi dicevo prima, per noi è fondamentale, essendo un po' tutti ingegneri, avendo questo approccio molto, molto diciamo, focalizzato. Tuttavia, come vi dicevo, l'approccio qualitativo è sicuramente il più veloce e il più effective, no? Ed è quello che stiamo perseguendo in questo momento, generalizzando un po' l'esperienza che stiamo facendo su una linea particolare di prodotto, come vi dicevo nel nostro esempio. E l'altro tema è che comunque è uno sforzo di natura collettiva, no? Quindi quello che stiamo cercando di promuovere molto è collezionare, raccogliere idee, perché in fondo nell'organizzazione spesso ci sono tante buone iniziative che già concorrono nella direzione giusta, quindi l'idea è raccoglierle e continuare a, diciamo, come dire, renderle patrimonio di un'intera organizzazione, no? Quindi sia per avere, diciamo, soluzioni nel breve, ma poi anche per mettere in piedi soluzioni di medio-lungo termine. E con questo, diciamo, si conclude un po' la nostra esperienza e mi fermerei qua. Perfetto, grazie mille. La presentazione mi ha suscitato ovviamente una serie di domande che però adesso lascio per dopo, anche perché in attesa magari che ci siano anche domande tra i partecipanti. E veniamo invece alla seconda esperienza, che ce la presenta il professor Ceruti. Che cos'è questo additive manufacturing, professore? Oh, prima di tutto buon pomeriggio a tutti e grazie agli organizzatori per avermi chiamato. Io, come gli altri relatori, parto subito con il condividere lo schermo e partire con quella che è la presentazione. Spero che voi la riusciate a vedere. Si vede, la deve solo mettere in modalità schermo intero. Vedete adesso? Perfetto, può andare, grazie. Benissimo. Ecco, il mio intervento riguarda quello che è l'additive manufacturing e devo dire che tutto quello che hanno detto i relatori si trova calato un po' più dal punto di vista pratico in quella che è questa presentazione, perché abbiamo parlato di regolamento ecodesign in cui si cita l'uso responsabile dell'energia, si parla di efficienza. Si parla di riduzione dei rifiuti e anche nel caso dell'additive manufacturing si cala quello che ha appena introdotto il relatore Datalogic, cioè il fatto che bisogna pensare a un prodotto non solo nella fase di progettazione, produzione o nella fase di fine vita, o meglio nuova vita, ma soprattutto nell'arco di vita operativa. Ecco, nella mia presentazione vi darò un brevissimo accenno riguardo a quella che è questa nuova metodologia, direi progettuale, produttiva, che è appunto l'additive manufacturing. Vi dirò molto brevemente dove può essere usata per ridurre quello che è l'impatto ambientale. Farò un brevissimo accenno a quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia, perché come in ogni settore ingegneristico, anche qui abbiamo delle aree in cui questa tecnologia si presta molto bene e altre in cui non è vantaggiosa. Infine vi farò vedere quello che è un esempio applicativo, giusto per citare qualche numero riguardo a quello che è ciò che noi potremmo ottenere a livello di impatto ambientale usando l'additive manufacturing in certi settori produttivi. Ecco, l'additive manufacturing, prima di tutto, per chi non è così confidente nel settore, è un metodo di produzione in cui i pezzi sono prodotti strato dopo strato. Quindi si contrappone a quelli che sono i metodi di produzione tradizionali, in cui invece io tipicamente vado ad asportare materiale oppure vado a seguire metodi cosiddetti formativi in cui fondamentalmente io colo quello che è un materiale, ad esempio un metallo fuso all'interno di uno stampo, oppure lo vado a iniettare. Con questa tecnologia è importante ricordare che non possiamo ottenere prodotti solamente in plastica, come magari tutti noi pensiamo, ma anche in metalli, anche pregiati, come ad esempio il titanio, l'alluminio oppure l'inconel quando abbiamo delle problematiche di alte temperature. Ultimamente sono anche stati introdotti dei materiali nylon carbonio e dei materiali che vengono prodotti con alte temperature
nell'estrusore, che sono il PEEK e l'ULTEM, che ha delle caratteristiche ignifughe, tale per cui può essere usato nell'industria automotive e aerospaziale in modo assolutamente vantaggioso. Ecco, tutti quanti i procedimenti di sviluppo di un prodotto in additive manufacturing coprono quelle che sono queste fasi. Quindi si parte da quello che è il modello CAD, che tipicamente è un modello tridimensionale che noi otteniamo al PC, poi occorre salvarlo in un formato in cui andiamo a discretizzare la superficie esterna con una serie di triangoli. Si importa quello che è questo modello all'interno di software che fanno il cosiddetto slicing, cioè si va a calcolare il percorso che o la testina oppure un laser deve seguire quando io vado a produrre strato dopo strato quello che è il mio componente. E infine andiamo a realizzare quello che è il nostro componente. E qua vedete appunto una simulazione in cui ho considerato un sistema a deposizione di filo. Vedete che c'è questa testina che va proprio a depositare il materiale strato dopo strato, seguendo quello che è il percorso che è stato calcolato in precedenza. Ecco, se andiamo a confrontare l'additive e le lavorazioni tradizionali, vediamo subito quelle che sono alcune problematiche delle lavorazioni tradizionali. In particolare, chi opera nel settore industriale sa benissimo che quando io uso dei metodi di fabbricazione sottrattivi ho delle problematiche che sono legate al fatto che non ho libertà di forma e ottengo tipicamente tanto scarto. Ecco, se andiamo a considerare certi componenti che sono complessi, si può arrivare fino a un 90% del grezzo di partenza che viene, tra virgolette, trasformato in trucciolo che è uno scarto di lavorazione. Ecco, nel caso delle tecnologie invece formative, in cui io colo o inietto del materiale all'interno di uno stampo, ho la problematica che devo andare a realizzare quello che è uno stampo. Alcune volte addirittura ho bisogno anche di andare a realizzare quello che è un modello. Ecco, realizzare uno stampo è un'operazione che è molto intensa dal punto di vista energetico dei materiali e se io ho dei piccoli lotti di produzione o se voglio avere quella che in gergo anglosassone si chiama customizzazione, cioè personalizzazione del prodotto, bene, tutte le energie, tutto il materiale che io uso per lo stampo alla fine viene sottosfruttato perché lo stampo mi potrebbe produrre centinaia di componenti, io lo uso solamente per realizzare quello che è un unico componente. Ecco, anche nel caso delle lavorazioni per asportazione di trucciolo o di materiale in generale, ho il problema che io vado a studiare quello che è un percorso utensile, un metodo di lavorazione, vado a produrre degli stampi, degli attrezzaggi e vado a studiare dei piazzamenti e quando ho un'analisi dei costi-benefici vedo che se ho pochi componenti spreco tantissime risorse, tantissime energie e non riesco ad ammortizzare quella che è l'energia e quello che è il materiale che io ho consumato per definire tutti questi aspetti. Quindi un concetto fondamentale è che con le lavorazioni tradizionali ho dei costi fissi che sono indipendenti dal numero di pezzi prodotti. E tutti quanti noi sappiamo che l'industria moderna è un'industria in cui in tanti settori devo andare a personalizzare quelli che sono i prodotti. Ecco, un esempio di area in cui l'additive viene usato e ho forte personalizzazione dei prodotti è ad esempio quella medicale. In questi casi sappiate che l'additive viene molto usato per quelle che sono ad esempio le protesi. Ecco, riguardo a dove può essere utilizzata appunto la tecnologia dell'additive manufacturing, vi ho messo quelli che sono questi spunti. Sicuramente è una lista indicativa, ma non inclusiva di tutte le possibili applicazioni. Ecco, l'additive può essere usato per scopi estetici o di valutazione prodotto. In questo caso noi usiamo dei materiali economici. Come dicevamo prima, riusciamo a fare delle considerazioni prima di industrializzare il nostro prodotto, quindi siamo all'inizio del ciclo di vita del prodotto in cui i costi dei cambi sono bassi. Beh, in questo caso guardate che io ho il grosso vantaggio che con una piccola spesa
economica ed ambientale, riesco a farmi un'idea del prodotto che è sicuramente più convincente di quello che è un modello CAD, e quindi se c'è qualche problema, io con un bassissimo costo lo riesco a risolvere e non viene ad emergere quando io magari ho già improntato tutta la mia catena produttiva e potrei avere quello che è appunto uno spreco di energia e una bassa efficienza. L'additive può essere usato per produrre quelli che sono dei componenti usati per valutazione e simulazione, ad esempio, degli assemblaggi. Chi lavora in ambito industriale sa che purtroppo a volte si hanno delle sorprese quando si è già avviata la produzione dei componenti perché si prova a montare un certo componente e si vede che la mano dell'operatore ha un ostacolo e non riesce a manipolare quello che è il nostro componente come vorrebbe. Bene, se all'inizio del ciclo di vita del prodotto noi possiamo fare queste verifiche, ovviamente abbiamo un forte risparmio a livello di risorse energetiche e ambientali perché non sprechiamo risorse. Per scopi strutturali, l'additive è un metodo veramente molto molto valido per ottenere quella che è la cosiddetta efficienza strutturale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'industria che siamo abituati a vedere, quando parliamo di componenti che vanno sui mezzi di trasporto, molte volte abbiamo del materiale che non viene assolutamente sfruttato. Quindi è un po' come girare in montagna con uno zaino al cui interno mettiamo dei sassi. Ovviamente questo non è qualcosa di sostenibile dal punto di vista ambientale, perché se parliamo di uso di energia ed efficienza, capite che sprecare del materiale è qualcosa assolutamente di non utile ai fini delle problematiche ambientali. Con l'additive, guardate che posso anche produrre ricambi quando io non ho più i modelli originali, non ho più gli stampi o i programmi per le lavorazioni su centri numerici, e quindi riesco a efficientare quella che è la logistica anche in modo decentrato, nel senso che è allo studio quella che è la gestione della manutenzione della ricambistica, andando non a produrre quello che è un magazzino di ricambi che molte volte non vengono mai usati, ma semplicemente l'idea è quella di avere i modelli digitali di tutti i componenti e di stamparli, o meglio di produrli con l'additive manufacturing solo quando serve. Ecco, se andiamo a valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'additive, a livello di vantaggi abbiamo che in pochissimo tempo, guardate che nel giro di un paio di giorni, riesco a ottenere un componente. E se io uso quelli che sono delle tecnologie in cui gestisco i metalli, guardate che la resistenza è paragonabile a quella di un componente ottenuto con altre tecnologie. Ho un basso spreco di materiale. Guardate che ci sono certe applicazioni. Ecco, io insegno ingegneria aerospaziale e quindi ho confidenza in quel settore. Ecco, per esempio, in certe lavorazioni di componenti per aerei commerciali, guardate che abbiamo fino al 90% del volume del grezzo che viene scartato. Quindi abbiamo che per ottenere un componente di 1 chilo di massa, noi dobbiamo acquisire 10 kg di materiale e ci troviamo 9 kg di trucciolo che dobbiamo smaltire. In più abbiamo che lavorare così tanto materiale porta a degli sprechi energetici e di sfruttamento delle macchine. Con l'additive, guardate che abbiamo la possibilità di produrre dei componenti personalizzati anche in pezzo unico e quindi, come vi dicevo prima, in certi settori come il biomedicale, questo è fondamentale perché ognuno di noi ha delle esigenze diverse nel malaugurato caso che ci sia bisogno di ricorrere a protesi o altri dispositivi per il miglioramento della nostra progressione in caso di un qualche incidente. Con l'additive, guardate che io posso andare a disegnare, a progettare delle parti efficienti dal punto di vista strutturale. Qui guardate che mi sono divertito a provare a disegnare quella che è una parte con il design generativo. Ecco, questo componente ha un'alta efficienza strutturale, nel senso che in ogni punto di quello che è il mio componente ho un livello di sollecitazione che è più o meno omogeneo. Ecco, guardate che con la lavorazione tradizionale, chi di voi passa per le officine sicuramente lo sa, ecco, pensare di fare un oggetto di questo tipo con tornio e fresa è ovviamente assolutamente impossibile. Quindi con l'additive ho una grande libertà di forma.
Ecco, se facciamo un'analisi rigorosa di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi, dobbiamo citare anche i campi in cui l'additive non è adatto. Ecco, guardate che abbiamo costi elevati quando andiamo a ottenere quelli che sono dei componenti metallici. Ci sono delle problematiche nei settori normati, quindi aerospazio e automotive, perché le normative non sono ancora pronte al 100% per gestire quella che è questa tecnologia. In certi settori, come ad esempio l'aerospaziale, l'additive viene ampiamente usato, ma non per componenti strutturali in cui occorre una fase di analisi personalizzata da concordare con gli enti normatori, tale per cui nei casi di applicazioni critiche strutturali, beh, ci sono parecchi limiti nella tecnologia. Se andiamo a vedere parti non strutturali, guardate che quando noi andiamo a prendere il nostro aereo, quella che è la cappelliera che ci troviamo di sopra o la ribaltina che abbiamo davanti a noi, in molti casi può essere realizzata con tecniche di additive manufacturing. Abbiamo una scarsa capacità di produzione, quindi l'additive di oggi va bene quando ho piccoli lotti di produzione, ma non quando ho grandi lotti di produzione. Ho delle problematiche a livello di dimensioni per le parti in metallo. Posso avere del materiale di supporto da eliminare manualmente. Ecco, quello che è il materiale di supporto è quello che voi vedete nella figura in basso in colore azzurrino e fondamentalmente è del materiale che io devo mettere mentre vado a produrre quello che è il mio componente, perché se ho dei sottosquadri o delle parti del mio componente che si estendono oltre lo strato inferiore, deve in qualche modo supportare quello che è il materiale. Ecco, progettare per l'additive manufacturing è qualcosa di nuovo e occorre una nuova generazione di progettisti. Nelle tecnologie tradizionali, ok, quella che è la tecnologia impone la forma del componente. Nel caso dell'additive manufacturing ho una grande libertà di forma e posso ottenere delle forme molto efficienti in cui, per esempio, vado a riempire l'interno di un componente non con il materiale, permettetemi, denso, ma con delle strutture molto efficienti dal punto di vista strutturale, che sono ad esempio le strutture giroidi oppure le strutture lattice. Ecco, questo è qualcosa che con l'additive si può fare. Con la manifattura tradizionale assolutamente sarebbe impensabile. Ecco, una delle considerazioni fondamentali è che gestire l'additive richiede dei sistemi CAD, quindi dei software dedicati, perché i CAD di uso generico non sono in grado di gestire quelle che sono delle strutture così complesse che richiedono un certo sforzo a livello di gestione del modello digitale. Ecco, se andiamo a vedere dove l'additive può impattare sull'ambiente, abbiamo tanti spunti perché, ad esempio, prima di andare a produrre quello che è un prototipo o un componente con dei materiali pregiati, esempio titanio, acciaio inossidabile, noi possiamo andare a fare quella che è una valutazione in brevi tempi con costi sia ambientali che energetici molto molto ridotti e ad esempio andare a produrre quella che è una parte in PLA che è una plastica dal basso costo e quindi abbiamo vantaggio nel senso che evitiamo degli sprechi. Nel caso della produzione formativa si evita il rischio di dover rifare lo stampo in caso di errori. Ecco, nel caso dei componenti funzionali con l'additive io ho sicuramente bassi sprechi di materiale. Ecco, se ricordate, ne abbiamo parlato prima, tecnologie sottrattive posso avere fino al 90% di materiale che viene trasformato in trucciolo, quindi in scarto. Con l'additive dipende dal tipo di tecnologia, ma abbiamo degli scarti che sono dell'ordine tipicamente del 10%. Con l'additive, guardate che io riesco a ottenere delle forme ottimizzate, leggere, in cui tutto il materiale viene sfruttato in modo ottimale. Vedrete dopo un esempio in cui vi farò vedere come avere l'ottimizzazione strutturale può avere un fortissimo impatto su quello che è l'ambiente. Con l'additive guardate che ho una ridotta necessità di logistica, quindi produco, o meglio, posso produrre le parti in additive solo quando e se servono, con macchine vicine al luogo di utilizzo. Per cui se pensiamo a quella che è la catena logistica dei ricambi,
Beh, guardate che abbiamo degli enormi vantaggi perché quello che è l'LCA di un deposito intero che accoglie tutti i ricambi, potete immaginarlo a confronto di avere qualche sacchetto di polvere metallica pronta per l'uso, che è appunto la direzione verso cui si può andare sfruttando l'additive. Ecco, qui vi voglio far vedere proprio con un esempio che ho preparato per questa presentazione che cosa può voler dire andare a sfruttare il materiale e ottenere delle strutture leggere. Guardate che qui vi ho disegnato quella che è una parte pensata per lavorazioni tradizionali. Se voi andate a provare a fare quella che è un'analisi strutturale in modo da vedere quella che è la tensione, quindi qual è lo sfruttamento del materiale all'interno del componente, vedete che tutte le zone di colore blu sono delle zone in cui io non ho sfruttamento del materiale. Quindi in un mezzo da trasporto io mi porto questo materiale e assolutamente questo non viene sfruttato. Se posso usare strumenti di ottimizzazione topologica e progettazione generativa, guardate che io riesco a ottenere delle forme ottimizzate in cui quello che è il mio materiale lavora tutto in modo uniforme. Quindi io sfrutto, tanto per intenderci, ogni grammo di quello che è il mio componente. Ecco, qui abbiamo due concetti che sono un po' da specialista, però il design generativo è un modo per usare l'intelligenza artificiale e ottenere quelle che sono delle forme efficienti, l'ottimizzazione topologica è un metodo di progettazione con cui io vado semplicemente a eliminare del materiale dove questo non viene sfruttato. In questo caso, guardate che io, a parità di sfruttamento e quindi di sicurezza di quello che è il mio componente, riesco a ottenere un risparmio della massa del 40%. Io sono ingegnere, sapete che, come dice scherzosamente mia moglie, noi ingegneri se non mettiamo qualche numero in una presentazione non siamo contenti. Devo confermare questa cosa e qui dentro vi ho messo quello che è un esempio che è un po' legato a quelle che sono le materie che io insegno e che vi fa capire quello che può essere l'impatto dell'additive sull'ambiente quando applicato in settori strategici avanzati, come ad esempio quello dell'aeronautica. Ecco, guardate che con uno scenario in cui io applico nei componenti in cui posso tecnologie di additive manufacturing, vedete che quello che posso ottenere con uno sforzo piuttosto ridotto è una riduzione di quello che è il consumo del carburante del 3,6%. Se noi andiamo a considerare quello che è il consumo di carburante per l'aviazione che si ha a livello mondiale, guardate che vediamo che si riescono a risparmiare milioni di tonnellate di CO2 semplicemente andando a transitare da quella che è una tecnologia sottrattiva o formativa a quella che è un'applicazione in cui io uso l'additive manufacturing. Ecco, qui non l'ho citato, però guardate che in supporto a ciò che diceva il collega di Datalogic, anche in questo caso l'Airbus ha fatto degli studi e si vede come la vita utile di quello che è il nostro prodotto sia il fattore che impatta di più a livello di LCA. Per cui quella che è l'energia che io spendo nel produrre un componente in additive manufacturing viene poi a beneficiare quella che è la vita operativa di un aereo che è tipicamente di 20 anni e io qui ho un risparmio ambientale che è veramente notevole. Ecco, quando si parla di LCA, naturalmente io ho messo come indicatore l'emissione in termini di CO2, ma dobbiamo ricordare che dietro a quello che è l'impiego del carburante abbiamo anche delle emissioni che possono essere critiche per il discorso acidificazione ed eutrofizzazione dell'acqua. Le mie conclusioni vanno a supportare il fatto che l'additive può supportare la riduzione degli effetti dell'industria sull'ambiente. Ci sono ancora dei punti critici, come ad esempio le normative, il fatto che le aziende debbano avere a disposizione degli strumenti per valutare quando conviene a livello ambientale usare l'additive o le tecnologie tradizionali, occorrono degli strumenti per progettare per l'additive manufacturing, occorre del personale formato su questo tema
Quello che è il trend che ci si aspetta è che grazie alla sempre maggiore diffusione di queste tecnologie e metodi di progettazione, i costi si riducano ulteriormente. Riguardo al discorso università e centri di ricerca, l'additive è un tema molto, molto studiato e anch'io sono nel mio piccolo impegnato in quello che è un progetto di ricerca su queste tematiche e qui l'obiettivo è quello di andare a sviluppare degli strumenti per le aziende in modo da dare dell'indicazione su quando sia vantaggioso dal punto di vista ambientale usare l'additive oppure quando non si abbiano così tanti benefici. Con questo lucido io vado a chiudere la mia presentazione e vi faccio vedere che quella che è la produzione di componenti in additive, sia plastici che metallici, è un'eccellenza della nostra regione. Per motivi di commercialismo non vado a citare i nomi, però guardate che in corrispondenza di ognuno di questi pallini rossi abbiamo delle aziende o dei centri di ricerca che sono in grado di produrre dei componenti anche in metallo, che ovviamente è la tecnologia più costosa e più delicata in appunto additive manufacturing. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola all'organizzazione. Grazie a lei, professore, veramente molto molto interessante, molto innovativa questa, almeno per quello che mi riguarda, ma mi sembra che sia innovativa in assoluto. E, dunque, chiedo quindi ai partecipanti se vogliono scrivere delle domande. Mi veniva in mente però una cosa, appunto, rispetto anche alle presentazioni in generale, insomma, quindi chiaramente una domanda, soprattutto le ultime due presentazioni che sono quelle più appunto su casi concreti. La questione dei costi, no? Cioè nel senso che vabbè, lei alla fine ha detto sì, è chiaro, quando questa tecnologia sarà ovviamente molto sviluppata, si prevedono comunque delle riduzioni di costi. In realtà questo tema dei costi lo stavo facendo, cioè mi veniva in mente anche mentre parlava appunto il dottor Imbriaco, cioè che comunque maggiore professionalità, maggiori investimenti comunque in impianti o in macchinari, faceva prima l'esempio del CAD, eccetera, in realtà, diciamo, nel breve periodo determinano un aumento dei costi di questi prodotti, in realtà, perché questo è sempre un po' come dire, il leitmotiv che c'è sempre stato anche in tutti questi anni, no? Quando si parla di prodotti ambientalmente sostenibili, c'è stato all'inizio per i prodotti biologici, in parte c'è ancora. Quando si parla di prodotti con l'ecolabel, eccetera. Quindi in realtà il tema costi è un tema cruciale comunque ancora insomma, per adesso, anche perché chiaramente prevede, cioè tutto questo, no? Prevede chiaramente una rivoluzione culturale anche all'interno dell'azienda, quindi con professionalità più appunto moderne, più capaci, comunque insomma sicuramente più innovative. E questo inevitabilmente determina, credo, no, degli investimenti che necessitano di tempo per essere poi ammortizzati, appunto. Non so chi dei due mi vuole rispondere, o entrambi, ovviamente. Allora, parto io e rubo la parola al collega di Data Logic, ma questa considerazione assolutamente è corretta. Io sono in università, sono per natura un innovatore, quello che dico è che secondo me sono risorse ben spese perché se vogliamo che la Regione Emilia-Romagna sia un'eccellenza a livello mondiale, bisogna che scommetta sulle nuove tecnologie. E riguardo al discorso del costo di progettare, se noi abbiamo un componente, ad esempio di una macchina automatica, che a parità di macchina riesce a produrre 2 o 3 volte tanto, beh, guardate che quello che io ho investito all'inizio viene moltiplicato per tantissime volte durante la vita operativa. Quindi molte volte bisogna usare quello che è proprio l'approccio LCA, cioè valutare se quella che è un'iniziale spesa superiore può dare nel giro della vita operativa dei vantaggi e molte volte quello che è un investimento iniziale viene ripagato con un fattore moltiplicativo N durante la vita operativa. Quindi quella che è la mia idea è un pochino questa. Certo. No, ma noi come regione, lei lo saprà meglio di me, no? Quindi certo sull'innovazione non ci facciamo mancare nulla, nel senso che no, con i nostri la rete dei tecnopoli, cluster che sono anche qua presenti, che qualcuno ci sta ascoltando, e sono tutti i nostri centri di eccellenza, quindi la regione sul tema innovazione e ricerca
ci investe da tantissimi anni, assolutamente, quindi è chiaro che vogliamo essere una regione innovativa. Facevo un discorso ovviamente più generale, più complessivo, ecco. Sicuramente, se posso aggiungere, il Certo. tema è sicuramente molto rilevante, no? Quindi il punto che è stato toccato è assolutamente corretto. Io sono convinto che sul lungo periodo sicuramente avremo dei vantaggi, quindi anche diciamo, la curva di apprendimento ci porterà anche ad avere dei vantaggi, ma inevitabilmente questo salto, questo gradino c'è. E questo è anche un po' uno dei temi limitanti, perché il tema è anche capire bene, no? Che scelte andare a fare, in che direzione muoversi. In questo momento devo dire che la situazione appunto non è super chiara, no? E quindi anche è un momento un po' delicato, no? Sotto questo punto di vista. Sicuramente però questa è la strada in cui andare e quello che hai detto è un impatto assolutamente rilevante. Prima dal punto di vista proprio di investimento strutturale, quindi sistemi e quant'altro, ma principalmente poi anche di prodotto, perché a volte queste cose ricadono anche sui prodotti, no? Ad esempio l'altro giorno riflettevo sul fatto che noi usiamo alcune filiere. Comprando dei prodotti, ad esempio in Far East, non ci sono le filiere di riciclaggio, quindi i materiali costano di più per definizione, no? E quindi inevitabilmente o si cambia completamente la filiera oppure, no? E quindi questo sicuramente è un tema assolutamente corretto. Non abbiamo ancora trovato la quadra, ci stiamo lavorando. Ok, a proposito di momento delicato, visto che mentre stavate parlando mi è arrivata la news, un pop-up sul computer, vi informo, vi aggiorno in diretta che è stata eletta la nuova commissaria von der Leyen e che tra i primi punti che ha messo nel suo discorso per essere eletta c'è il tema della decarbonizzazione. Quindi se faceva riferimento a quello come momento delicato, adesso a parte le battute, a parte i problemi globali, diciamo, di possibili conflitti, eccetera. Comunque sembrerebbe che la Commissione europea, che era un po' un grande punto interrogativo, po', insomma, penso di giocare in casa, insomma, per molti di noi, cioè quanto in realtà il Green Deal possa in realtà continuare a trovare sponda nelle politiche europee, almeno a parole, insomma, sembrerebbe di sì, ecco. Per cui siamo fiduciosi, almeno da questo punto di vista. Quindi voi che state investendo e anche noi, insomma, come regione, direi che, insomma, da questo punto di vista ci possiamo sperare. Vedo un'altra domanda. Perfetto, l'ingegner Masoni, Ecoinnovazione. La Regione ha finanziato il progetto AM3 Circular sulla sostenibilità dell'Additive Manufacture, a cui partecipano tre laboratori della rete Alta Tecnologia, CIRIMAM di Unibo, Ecoinnovazione e Fondazione Flaminia. Grazie mille, Ingegner Masoni, perché io non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza, ma io non mi occupo di ricerca, e, cioè, nel senso che me ne occupo in maniera relativamente, insomma, uso la ricerca, quindi, ma non direttamente, quindi non lo sapevo. Grazie di questa informazione. Se non ci sono altre domande, anche tra relatori, tra di loro, io vi saluterei a questo punto, visto che sono praticamente quasi le 16:30. Ringrazio moltissimo i relatori, ringrazio ovviamente Arter che ci supporta sempre con l'organizzazione e non solo, e ringrazio ovviamente i partecipanti. Buona estate a tutti e ci rivedremo in autunno. E con nuove puntate, diciamo così, con nuovi webinar, diciamo, del forum per i cambiamenti climatici, e non demordiamo, noi siamo qua. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Arrivederci. 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 Arrivederci.